Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, quello che vi parla è Simodan 2000 e oggi ragazzi siamo tornati su Uncharted 2, il covo dei ladri, per l'episodio numero 16 della nostra fantastica avventura. Ragazzi, come in ogni episodio, vi invito sempre a lasciare un bel like se il video vi è appunto piaciuto. Inoltre invito anche ragazzi a iscrivervi al canale, ad attivare la campanellina, a condividere il video. Mi raccomando ragazzi, soprattutto a restare sempre aggiornati per i miei prossimi video, mi raccomando, perché il supporto è fondamentale, lo sapete benissimo. Fatte le solite premesse, a questo punto direi che possiamo iniziare questo 16° episodio con Uncharted 2, il covo dei ladri. Let's go! Dunque ragazzi, vi ricordate, nell'ultimo episodio eravamo sempre sotto assedio per colpa degli uomini di Lazarevich, siccome sono riusciti a trovare il villaggio. E appunto c'era questo carro armato che ci sta dando la caccia. No, qua stai proprio scherzando, stai scherzando qua, no, stai proprio scherzando, no. Abbiamo appena iniziato l'episodio, abbiamo appena Tenzin, iniziato. apri quella porta! Appunto, vai Tenzin. Abbiamo iniziato in modo un po' frenetico, ragazzi, lo ammetto. E il fatto è perché, appunto, l'altra volta mi ero fermato qui, altrimenti l'episodio veniva troppo lungo. Andiamo via. Tenzin, muoviti! E quindi iniziamo subito alla grandissima. Sapete cosa è successo? Lazarevich è riuscito a trovare il villaggio, ha rapito anche il capo del villaggio, ovvero Shaffer. E dobbiamo prima cosa sistemare questi sui uomini che ci stanno dando un fastidio incredibile. E poi occuparci di Lazarevich e Shaffer che è stato rapito. Allora, ci sei tu qua, addio, perfetto. Quello che mi preoccupa di più però attualmente è proprio. Sì. Tenzin, mi fa qualcosa, ma renditi utile. Allora, aspetta. Questo, ecco. Te, addio. Te anche, addio, forza, perfetto, così. E io ho preso te. Ecco qua, fatto. Vai. Andiamo subito. Quello che mi preoccupa è il carro armato. Come cazzo facciamo a distruggerlo? Eccolo qua. Vabbè. Tenzin, avanti, resisti. Andiamo di qua, forza. Salve, ragazzi. Prendo questo per adesso, va. No, aspetta, aspetta, no, forse è meglio no. Di nuovo il fucile. Allora. Di qua posso andare? Aspetta. No. Spariamoci per ora. No, aspetta, aspetta. Devo vedere dove vengono questi. È un altro carro armato, eh. Va bene, va bene, va bene. Sì. Oh, ho capito. Calma. Vai, forza. E fallo pure. Mi è stato morto, infatti. Non si capisce. Ecco, già la prima volta nel gioco. Ok, va bene. D'accordo, c'è tanto che sei arrivato qua. I Tenzin. Dimmi tu dove dobbiamo andare. Facciamo continuo a questi, va. Ecco. E crepa, mamma mia. Ok. E forza Tenzin, di qua. Meglio che lo segui, non faccio modo mio, altrimenti è la fine. Aspetta un attimo. Va bene. Come faccio ad avanzare? Però aspetta, mo ci prova. Ecco, sì, addio, forza, crepa. E non è crepato, va bene. Sì, sei crepato, meglio così, ma. Lo vorrei capire anche io, lo vorrei sapere. Però se corressi un po' è niente. Però sono sicuro che devo andare di qua, me lo sento. E infatti. Ah, meno male, il checkpoint mi ha fatto ripartire da qua. Grazie mille. I miracoli esistono. Vabbè, sì. L'altro episodio ho fatto i record di morti, ho dovuto fare per forza dei tagli, ragazzi, anche se me l'ho ripromesso di non fare più tagli, ma è impossibile. RPG, ce n'è RPG Tenzin? Prova a dire PRG, in conto che dici. Vai, sali, ho preso la pistola qua, ultrapotente. E stanno ancora di rompicoglioni qua, va bene. Te addio. Ci sono più? Ok. Allora, vai, forza. Di qua. Oh, merda! Maledizione! Beh, ma siete infiniti, ma che è sta cosa? Mi devo prendere questo, ma. Sì, sto arrivando, eccomi. Fatto. Vai, forza, avanti insieme. L'unione fa la forza, avanti. Oh, attento. Vai. Benissimo. Sì. Dovresti. Questo dovresti fare appunto. E sto ancora armato, non si arrende. E sto pure per morire, bene. Sono morto? No, sono ancora io, incredibilmente. No, vabbè. Ma tu sei proprio pazzo, sei pazzo. È scomparso pure Tenzin, bene. Salve ragazzi, com'è la vita? Fa male. Va bene. Io comunque se trovo il creatore di questo fucile così overpower, lo faccio. E crepa, mamma mia.
Oh cazzo, no, mi provare a spremere un'altra volta, non ci provare nemmeno. Anzi, che faccio stavolta, me lo prendo io questo. Vediamo un po' cosa si prova. Ecco. E dove vado qua? Ah, di qua, ok. Mamma mia. Calmi, oh, calmi. Vabbè, io non c'è. E un'altra volta qua, va bene, io... Ci sono state poche volte durante una serie in cui non vedo l'ora di finirla, però veramente mi sta facendo lo stress sto gioco, guardate. Ce l'ho detto forse anche un'altra volta, ma vi giuro, proprio tutta questa violenza e cattiveria contro di me proprio, non riesco a... Ecco, e sei ancora vivo. Ecco qua. Dove cazzo è andato quell'altro imbecille di Tenzin? Devo fare un giro. Un super giro. Vai. Forza. Avanti. Tenzin! Dove diavolo è andato? Lo vorrei capire anche io. Ecco, ora siamo solo isolette. Vabbè. Vai, pazzito. Ma questo è a costo di prendere, cioè, si vuole buttare anche lui, ma vabbè. Ah, saliamo? Ok. Allora, di qua. Ah, un po' di calma adesso? Ho parlato troppo presto. Via, 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 via. Ah, ecco di qua. Dove eri finito veramente, guarda. Adesso? Hai trovato qualcosa di utile? Un RPG no, non è bello sto fucile, vero? Con tutti voi. Non è assolutamente bello. Ancora tu, oh. Talmente me le munizioni per sto fucile, servono più a me che a te. E mo? Ah, di qua, scala. Vai. Oh, quello è l'RPG forse. Ecco, sparisci, va. Sì, ce l'ha. Prendilo subito. RPG, come ordinato dal dottore. E infatti, però una sola munizione è un po' troppo poco, Vediamo un po', riusciamo a colpirlo? Ma che c***o? Vabbè. Adesso tocca a me. Ecco fatto. Ho fatto qualcosa. Vabbè, se è andato a fuoco almeno. C'è qualcosa. Via, via. Ok, via, via, sì. Ma via, via, dove? Scusa, dobbiamo un'altra volta salire di là. Come capi? Aspetta un attimo. Forse dobbiamo far furia a quelli. Vorresti crepare? Vabbè, sono crepato io, giustamente. Va bene. Tenzin, coprimi! Finita? Dimmi che è finita perché non ne posso più, guarda. Senti. Bema, quel giochè... Schaffer, dov'è Schaffer? Mi concesi su. Nate! Hanno preso Schaffer. Oh cielo! Deve essere stato perché aveva il pugnale. Infatti. Beh, seguiamola allora. E tra l'altro, beh, Elena ha un'altra volta cambiato voce, ok. Va bene, allora sposta il culo. Ok. Un po' più delicato un hit, magari. Grazie, Tenzin. Sempre un nostro amico. Immagino lo tengono nell'auto di testa. Raggiungiamoli prima che Lazarevi ci metta le mani su di lui. Va bene, ho un'idea. Ma cosa stai facendo? Faccio strada. Prendi il volante. Cosa? Prendilo e basta. Perché non mi hai lasciato guidare sin dall'inizio? Non faccio piani a lunga scadenza. Già. Okay. Un'altra pazza idea. Lo fermo per bene. Ok. Così. D'accordo. Ci siamo. È vicino. Perfetto. Ci manca solo questa, appunto. Improvvisiamo. Ciao amico, come hai usato il drone?
come hai usato mandare all'aria il mio super piano? Come? Allora. Ragazzi, ma dai, non potete fare queste cose. Devo scendere da qui. Ma scendere, vabbè. Comunque questo gioco credo, ragazzi, mi porterà proprio al manicomio. Mi porterà al manicomio. Non ne posso più. Tutta questa potenza di fuoco. Ma vorrei avere anche questa potenza di fuoco. Sta facendo. Devo scendere da qui. Non ci credo che sia ancora vivo. Ma dai, ma per cortesia. Ma com'è? Ma siete immortali. Fate respirare un po', no? Potete crepare, grazie, ma guarda che siete gentilissimi a crepare. Bene, ecco fatto. Ma questo però è senza riparo, senza riparo adesso. Ecco, beh, non è solo questo. Dovrei capire anch'io, guarda. Tu crepa, va. E mo qua come faccio? Aspetta, forse ho altro po' di munizioni qua. Vai qua, ok. Perfetto. Ecco, addio pure a voi. Vai, perfetto. Allora. Qui a... No, tu cosa è quel super mitragliatore? Non ci provare nemmeno. Ha preso fuoco. Forza. Oh, appena in tempo. Oh, addio. Oh, mo sì che ragioniamo. Ora sì che ragioniamo. Mo sì proprio. Sì, vedi, Nate mi capisce. Nate mi capisce bene. Ma come ci si sente, ne? Ah, ma sei tu quella, scusami. L'ho preso. Ok. Ti stavo sparando a te, Elena, prima, guarda un po', guarda. Ok, presi. Che altro c'è? Avanti, chi vuole unirsi alla festa? Ce n'è per tutti. Eh no, tu lascia stare le mie pupa, lascia stare. Ok, abbiamo finito, dimmi di sì. Sì. Okay. No, adesso no, non è sì. Bene, abbiamo distrutto almeno sufficiente, dimmi di sì. Ecco, fatto, saltato. Tutto bene là dietro. Tutto sì. Bene, tutto bene, pupa. Vai. Tieniti. Oh, quanto è lungo il tragitto in tutto questo? Ci siamo, bastardi. Non avete scampo. Dicevi? Oh, cazzarola. Non possono essere sopravvissuti. Andiamo. Dicevi? Mi siamo sopravvissuti a 1000 battaglie, bello, tranquillo. Però vorrei capire come hanno fatto a sopravvivere, cioè, cosa sono arrampicati, tenuti. Però ce l'abbiamo fatta. Come ai vecchi tempi, eh? Puoi dirlo forte. E adesso? Andiamo al vecchio monastero oscuro. Dove se no? Ecco Shaffer. È lui. Che succede? Ha preso la Zarevich. Oh no. Sei pronta? Certo che lo sono. Così ti voglio, Elena. Per i primi episodi mi è mancata parecchio, perché è sempre stata lei la nostra compagna d'avventure. Bene, quindi siamo arrivati, ragazzi, a questo monastero. Capitolo 22, il monastero. Ok. Quindi, come avete visto, Lazarevic ha preso Shaffer e ha preso anche il pugnale, perché lo ha rapito, siccome sapeva che era lui a tenere il pugnale. E ha saputo che il pugnale è la via per arrivare a Shambhala e di conseguenza trovare le pietre cintamani. Bene. Quindi noi...
Tu ci sei? Siamo giunti a questo monastero e dobbiamo trovare Schaffer. E immagino a questo punto anche Lazarevic. Uomini. No, no, stavo parlando delle montagne. Davvero. Furbacchione. Ok, d'accordo. Allora, eccoci qui. Ok ragazzi, io direi che questo sedicesimo episodio di Uncharted 2, davvero incredibilmente incredibile, pazzesco, possa concludersi qui. Ovviamente ragazzi, se vi è piaciuto il video vi invito sempre a lasciare un bel like, mi raccomando iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e soprattutto ragazzi mi raccomando condividete il video. Noi ci vediamo ovviamente al prossimo episodio. Ciao ciao ragazzi, alla prossima!